Signori, per tutte le persone distruttive, per tutte le persone che hanno all'interno un desiderio di vandalismo, oppure, semplicemente in maniera più modesta e più pacifica, le persone che amano la fisica, che amano le cose che in maniera logica lasciano la loro posizione di partenza nella generazione del caos più totale, eventualmente. E allora abbiamo gli strumenti di distruzione, quindi dei veicoli, già ce n'erano i giochi, adesso non mi ricordo qual è, c'è un altro gioco in cui costruisci le macchine e poi devi distruggere cose, che ci ho giocato anche un po', ma troppi giochi, quindi passano di mente. Allora, qua abbiamo delle missioni, e ci sono, aspetta, isola, quella che mi dà, ci mette veicoli vari, per adesso sono veicoli prestabiliti. Aspetta che mi metto qua sopra, perché sennò, ok. Allora, shover, eccolo qua, potenziamento e spintone. Allora, qua il nostro obiettivo è distruggere 5 torri e affondare i container. E qua iniziamo a spaccare tutto, ovviamente. Tra l'altro qua c'è lo spintone, boom, e distruggere 5 torri. Quindi ogni missione dobbiamo fare un qualcosa. Aspetta che qua, lo spintone è questo, boom, così. Distruggiamo anche il ponte. Adesso il ponte che non ha più, no, continua a rimanere imperterrito. Allora spingiamo questi container con lo spintone, boom, sperando che non arrivano nell'altro coso. Anche perché come arrivo lì? Nella missione precedente, tra l'altro, lo stesso tipo di veicolo, o simile, poteva non volare, ma aveva dei jetpack potentissimi, praticamente. Facciamo così, tac, spacco tutto! Attenzione, esplosione! Mi ha ribaltato. Questa cosa capovolgi veicolo. Grazie, che lo fai? No, capovolgi bene. Attenzione a non cadere nell'acqua. E spacchiamo tutto. Boom! Attenzione! Vai! No, veicolo distrutto! Allora, potenziamento e fai... Ah, bisogna andare con il turbo. Forse bisogna proprio andare con il turbo. E quindi cercare, ecco, spingi sta roba. A distanza l'ho spaccato. Bravissimi. Questo qua. Guarda che l'ho scaraventato da qualche parte, sti container. Facciamo così, vediamo se riesco a colpire da qua, a colpire l'altra torre. Così, boom, così. Colpisci. No, quasi. Aspetta che mi butto con il turbo. Boom. Attenzione, torna tutto indietro, bravo. Andiamo a vedere dove sono le altre torri. Alcuni container rimangono proprio sul limite, eh. Quindi bisogna fare qualcosa. Questi container, attenzione a non andare nelle acque profonde, perché sennò siamo inculati. Veloce. Spacchiamo anche questi edifici. Boom, così, bravo. E le altre torri sono nella parte superiore. Adesso vediamo come salire di là. Non ho la più pallida idea. Anche perché questo non può volare, eh. Sto coso. Come diavolo salgo lì sopra? Ah, aspetta. Qua c'è una salitina. Piano, ragazzo, piano. E poi sbaraboom. Boom, 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 boom. Così, e poi carica anche. Non cadere. Ecco. Completato 5 torri. Possiamo anche premere, anche se non ho obiettivo, anche se sono 8 container. Vabbè, i livelli si possono rifare. Allora, selezioniamo l'isola e andiamo avanti. Allora, knockout. Missione. Vai. Ora, vediamo che cosa ci mette qua. Nella seconda missione c'era addirittura una, tipo una palla che aveva uno sfuocheggiamento, cioè macchinari pazzeschi. Allora, pugno. Minchia che pugno. Fai vedere. Wow. Aspetta, pugno. Minchia. Questo qua fa ultra danni sta cosa. Boom. Allora, 95% di edifici distrutti dobbiamo avere.
completa in 5 minuti non ce la farò mai. Non so cosa sia quella roba, ma dobbiamo distruggere gli edifici, fra cui questo. Come salire di là non si sa. Soprattutto, aspetta, che tra l'altro vanno anche veloci, cioè 90 orari per un edificio così, un veicolo così pesante. Aspetta, però come salgo? Come faccio? Ah, dovevo salire di sopra. Fammi vedere. Salgo qua sopra e cambio veicolo. Ah, posso trasportare. Ma che figata. Ok. Quindi, con questo coso. E poi cambio veicolo, scendo e inizio a far danni da questa parte qua. Olà, boom. Boom, bravissimo. Ok, qua carico, boom, pugnazzi. Bravo. Così. E siamo solo al 47% degli edifici. Quindi ci saranno delle altre isolette in girula. E poi ci sono magari dei rimasugli piccini. Va bene. Sperando che quella cosa non cada troppo nell'acqua. Aspetta che vengo qua. Carico e cambio. Ok. Andiamo così. Oh, guarda quanta roba da distruggere che c'è qua. Là. Cambio veicolo. Ok. Qua spacchi tutto. Bravissimo. Basta anche solo penetrare all'interno così. Per creare un po' di distruzione. Esatto. Pugno. Guarda come crolla bene la roba. Distruggiamo anche questi. Boom. Bravissimo. Guarda, c'è un altro edificio qua. Carico, boom! Benissimo. Novantaquattro per cento. Ok. Allora, questa missione 1 di 6. Oh, questo che cos'è? Blast. Oh, questa è una roba che può andare anche. Può camminare sull'acqua. Wow. E attraverso un blast pazzesco. Dobbiamo anche affondare. Ricordarci di affondare container. Eccola qua. Scatenando tutta l'ira e tutta la furibondia. Benissimo. E andiamo anche a distruggere gli edifici, giustamente, no? Bravo, là! Benissimo! Molto, molto soddisfacente. Adesso andiamo sull'altra isoletta. Che ci sono altri container. Boom! Beh, questo sì, è un veicolo un po' più rapido. Ok. Aspetta, eh. Tra l'altro non si danneggiano. Ah, sì, c'è anche un livello di danneggiamento del veicolo. Quindi lì bisogna fare cisti. Eccolo là. Aspetta che ci sono altri container. Boom. Bravo. Quanti container ha affondato? Allora, questo qua lo distruggiamo, ovviamente. Ah, aspetta, ho l'1% di vita dell'edificio. Cioè del veicolo. Ah, infatti si vede dalla crepatura che ci sta lasciando le pene. Vabbè, completiamo la missione prima che sia troppo tardi. E altre missioni non lo so. Avete visto un po' com'è l'andazzo, no? Questi veicoli, poi non so, costruisci e distruggi. Ovviamente c'è anche quella parte che si può fare. Vabbè, dove i tuoi veicoli te li costruisci tu.
E poi quella missione campagna dove c'hai gli edifici, i veicoli già fatti. Vediamo per esempio questa modalità. Costruisci cabina base, varie componenti. Questo è proprio roba da smanettoni, eh. Proprio roba da smanettoni, ma qua ti fa delle robe pazzesche, secondo me. Molto molto divertente questo gioco, molto molto. E ci vediamo per un altro gioco. Saluti.